Ecco, perché aveva seguito anche gli altri video, riassumo, Zarathustra quindi si risveglia e parte per un lungo viaggio verso il superuomo che gli è stato annunciato. E per fare questo, Zarathustra dovrà affrontare, passare per molti villaggi che vanno a simboleggiare l'intera storia occidentale, perché come ebbi già modo di dire nell'altro colloquio con Diego, la grandezza di Nietzsche è il fatto che capisce che proprio nell'origine del pensiero occidentale vi è già la decadenza, il tramonto, nella nascita vi è già la morte. Questa è la grandezza di Nietzsche. Allora ecco che Nietzsche arriva nel villaggio degli ultimi uomini platonici. E sentiamo un attimo cosa succede, co cosa trova lo Zarathustra. Ecco gli uomini platonici che dicono: "O Zarathustra, vedo che ancora ci guardi dall'alto in basso." Ma certo, e come non può essere per Zarathustra, colui che non conosce compassione, ma sia. O il superuomo è stato qua, è venuto ad annunciare il suo regno, ma noi non lo abbiamo voluto. Guarda come ci ha maledetti. Costretti a spostarci sui palmi delle nostre mani come dei giullari di corte fino alla fine dei tempi. Nessuna pietà per noi ultimi uomini. Un ghigno beffardo allora si fece largo sul volto di Zarathustra. Sentiva di nuovo scorrere l'ebbrezza dentro di sé. Zarathustra dice: "Non mi stupisce. Voi avete invertito il basso con l'alto, e l'alto con il basso, il cielo con la terra e la terra con il cielo, la luce con l'oscurità e l'oscurità con la luce, razza di sovvertitori. Il superuomo vi ha giustamente puniti." Ecco il grande confronto con Platone. Questo è un breve estratto, ma il grande infinito scontro con Platone che Nietzsche proprio sente visceralmente, che anche Heidegger riprenderà in maniera diversa. Insomma, Platone era importante, non si poteva non evitare questo scontro, perché, come ben sappiamo, tutto parte da lì. È Platone che sovverte, che crea la grande menzogna, direi, per Nietzsche. Platone è colui che sminuisce il mondo reale e non ci fa più essere fedeli alla terra, come direbbe Zarathustra, e porta il mondo reale in un al di là, che poi il cristianesimo riprenderà. E questo per Nietzsche è il vero cruccio, è quello che poi dirà, se non sbaglio, Diego Heidegger, no? La vera deviazione platonica del pensiero. Ecco, su questo ti vorrei un attimo punzecchiare, perché mi sembra veramente il punto poi centrale, il fatto che non ci si riesca poi fino in fondo a liberare il Platone. Cioè, come dirà anche Heidegger, anche se Nietzsche cerca sostanzialmente di dichiararsi antiplatonico per definirsi, ha bisogno di un Platone. Sì. Ecco, quindi non ci si riesce a liberare. Ecco, su questo vorrei una tua riflessione, perché mi sembra veramente un punto molto molto interessante, che così permea poi, diciamo, tutti anche gli autori più moderni. Quindi, insomma, su questo mi piacerebbe una tua Sì, io ho riflessione. molto apprezzato il passaggio del tuo libro dedicato proprio a questo tema, al tema degli ultimi platonici, perché in effetti va a toccare un problema che è nodale nella riflessione di Nietzsche, che è il suo confronto critico e anzi demolitorio, vorrei dire, rispetto al platonismo. Per Nietzsche effettivamente il platonismo, che comincia già con Socrate a tutti gli effetti, Certo. è la tendenza che segna la decadenza dell'Occidente fin dal suo principio. Addirittura, come ricordavamo anche nei nostri scorsi colloqui, il cristianesimo diventa platonismo per il popolo, a sua volta il socialismo è cristianesimo mondanizzato, e Esatto, quindi è sempre l'ombra di certo, Platone che si conserva sotto sembianti che mutano, ma che è in qualche modo poi sempre lei a determinare la storia dell'Occidente. Ecco, in Nietzsche vi è evidentemente la volontà di reagire al platonismo nel suo movimento fondamentale. Il platonismo è il movimento con cui il mondo vero diventa favola e il mondo idealizzato diventa il solo mondo reale, con l'ovvia conseguenza, che banalmente tutti possono trarre, per cui il mondo reale, il mondo immanente, è solo concepito come una copia pallida, platonicamente, Sì, imperfetta, sì. che partecipa, la metexis in Platone, la partecipazione
sbiadita, tuttavia mai perfetta, che il mondo reale intrattiene con il mondo iperuranico dell'ideale, diciamo così. Ecco, questo effetto finisce per determinare una uccisione della vita, perché se il mondano diventa copia dell'ideale, il vero sta nell'ideale, il mondano diventa il falso. Esatto, ecco esatto. Perché secondo me il passaggio forse più geniale per comprendere il rovesciamento che del rovesciamento platonico fa Nietzsche sì. È proprio la caverna di Zarathustra. Sì, no? Esatto, Zarathustra sta nella caverna. La falsità è esatto, fuori dalla caverna. Esatto. È antiplatonico, diciamo, fino a questo punto. Fino al punto della caverna. In Platone, il settimo libro della Repubblica, il cavernicolo che si libera esatto. dai ceppi ed esce, scopre che la verità è fuori dalla caverna. Certo. Splende, dice, certo. dice Platone, l'insegnamento più importante, il bene, no? Splende come la luce, può essere visto. Infatti per i greci vedere e conoscere coincidevano. Certo. Idein, conoscere, anche vedere, conoscere tramite visione, e poi ridiscende nella caverna, nella falsità, per trarre fuori gli altri cavernicoli, con gli esiti che ben conosciamo nel testo platonico. Nietzsche invece scopre che la verità è dentro la caverna, il mondo immanente, il mondo che per Platone era doxastico, esatto. infatti corrispondeva alla caverna all'ambito della pistis e dell'eicasia, cioè della credenza e dell'immaginazione, l'ambito doxastico, opinativo, instabile certo. per eccellenza. Sì. Invece quello è il vero mondo per Nietzsche, fuori ci sono le menzogne, fuori ci sono le menzogne da cui bisogna prendere congedo. Ecco, tant'è, forse che anche su questo allora ti chiedo proprio un altro minuto di riflessione, tant'è che forse appunto Nietzsche si spinge poi in fondo a questo ragionamento formulando una genealogia allora delle idee. Sì, ecco, certo. potremmo dire che appunto la verità a questo punto può essere solo genealogica, non so, te la butto lì. Sì, certamente. Quindi questo è davvero interessante, e appunto il fatto poi che ci sia un completo rovesciamento che però non si sa poi fino a che punto riesca, se dovessimo poi stare un po' con Heidegger invece che con Nietzsche. Sì, ecco. Perché in effetti in Heidegger, se prendiamo il ponderoso studio su Nietzsche, certo. volumoso, volumone ponderoso di Heidegger, in quel testo, già in quel testo Heidegger mostra come Nietzsche, che è il compimento della metafisica occidentale, l'essenza metafisica si agita nel pensiero di Nietzsche, e Nietzsche di fatto è il compitore di Platone, colui che rovescia Platone, che rimane catturato nel suo Dietro. Dispositivo di pensiero, essenzialmente. Esatto. Perché anche Nietzsche, dice Heidegger, si pone nel solco della metafisica occidentale come oblio dell'essere, per cui alla fine dell'essere non è più nulla, resta solo la metafisica come verità dell'ente in quanto ente, sul piano ontico, certo. si smarrisce, si oblia definitivamente il piano ontologico, e Nietzsche è il compitore di questa tendenza. Se volessimo condensare questo tragitto certo. seguendo la pista di Heidegger, dovremmo dire che in Platone c'è ancora un'ambivalenza di fondo, perché in Platone l'idea, si vede a tal riguardo la dottrina platonica della verità, che è un testo di Heidegger dedicato esattamente al concetto platonico di verità, nell'idea di Platone, dove risuona chiaramente il vedere, idein, l'idea è concepita come qualcosa che è in sé, che non è disponibile per il soggetto, che anzi è in una dimensione ontologicamente superiore, diremmo, con Platone, ma al tempo stesso è qualcosa che splende per il soggetto, è lo splendente, ha bisogno di essere vista in qualche modo. Certo. Cioè, invece c'è già il cominciamento del mutamento della visione, l'essere passa sotto il giogo dell'idea, dice Heidegger, sì, perché sì, effettivamente sì. Nietzsche ancora, Heidegger, Platone è ancora in bilico rispetto al tema dell'oblio dell'essere, sì, è sì, la base sì. per l'oblio dell'essere non ancora integralmente no. avvenuto, sì. ma da quel momento sempre più, con Aristotele già segnatamente, l'essente sarà concepito a livello ontico e non più ontologico. Ecco, Nietzsche si colloca in che senso in questo solco? Perché Nietzsche è il compitore di questa tendenza. In Nietzsche dell'essere non è più nulla, c'è solo l'essente come volontà di potenza disponibile per il soggetto, che può disporne illimitatamente nella forma poi della esatto. volontà di potenza. Esatto. Per questo Nietzsche
compie il nichilismo e quindi la metafisica occidentale, e quindi questa follendum, questo compimento, segna il trapasso della metafisica nella tecnica, certo, che è la volontà, certo, di potenza infinitamente, certo, volente, certo, se stessa, che dispone dell'essente come fondo per il proprio autopotenziamento, certo, per cui non ne resta più veramente nulla, certo, dell'essere. Certo. Ecco perché dal punto di vista di Heidegger, Nietzsche resta intrappolato nel platonismo quand'anche pensi di averlo sgominato. Sì. Sì, di fatto è un principio metafisico che pone anche Nietzsche, di fatto, questo la volontà di potenza, e non ne esce. Ecco, allora continuiamo allora col viaggio di Zarathustra e vediamo, andiamo al prossimo villaggio.